E sfida al vertice della classifica fra San Marino e Bologna, entrambi a quota 12 vittorie e una sconfitta. Si comincia con il San Marino che con il singolo di Avagnina e poi con questa battuta di Garbella che cade in mezzo fra Agretti e Didder segna il primo punto della partita, quello realizzato proprio da Luca Pulzetti. Successivamente nel box di battuta si porta Michael Caceres con corridori in prima e terza base, la sua battuta sulla seconda base non contro da Julio Andreni permette ad Avagnina di segnare il punto del 2-0, subito doppio vantaggio per il San Marino sui lanci del partente del Bologna Zotti. La reazione del Bologna però non si fa aspettare, c'è la volata di sacrificio di Gamberini che porta a casa Russo 2-1 nella parte alta del secondo inning. Il Bologna accorcia le distanze con la volata di sacrificio del giovanissimo Gamberini, poi comincia la sfida personale fra Lorenzo Avagnina e Alexander Russo, grandissima presa al volo, la prima di due dell'esterno destro del Bologna sulla battuta di Avagnina, poi Caceres nella terza ripresa con questa rimbalzante, il tiro di Dieter sbagliato verso la prima base permette al San Marino di segnare con Mattia Reginato il punto che vale il 3-1 a favore della squadra del Titano. Bologna però risponde nella parte alta della quarta ripresa, singolo di Nicolo Loardi e punto segnato da Alexander Russo per il 3-2, quando si gioca poi la parte alta del quinto inning, ancora Bologna qui con Doboletta che batte questa palla in doppio gioco, il San Marino sembra uscire indenne da questa ripresa, poi però nel box di battuta si presenta Andri Clementina che batte il fuoricampo secondo consecutivo dopo quello di mercoledì sera e con questo potente giro di mazza permette a Bologna di riportarsi in parità sul 3-3 quando si gioca la parte alta della quinta ripresa. Anche San Marino però ha un lineup particolarmente potente con tanti battitori che sanno spedire la palla molto lontano rispetto al piatto di casa base, uno di questi sicuramente Michael Caceres che qui fa vedere le sue qualità di battitore, fuori campo da due punti segna anche Mattia Reginato e San Marino si riporta avanti 5-3 sulla lunga battuta di Michael Caceres. Sembra finita o quasi, perché nella parte alta del settimo inning Bologna deve rimontare due punti. Julio Andreni mette a terra questo bunt su cui la difesa del San Marino combina un paio di pasticci che permettono a Andreni di arrivare addirittura salvo in terza base con un paio di errori da parte degli interni del San Marino. E allora con Andreni in terza il Bologna riuscirà a segnare i punti che valgono il pareggio. Qua vediamo l'arrivo in terza base del seconda base del Bologna, Doboletta batte questa palla in doppio gioco e a questo punto sembra davvero finita, ma in realtà la partita si prolunga con il singolo di Alexander Russo che passa vicino al guanto del terza base del San Marino Lorenzo Di Raffaele. Entrano i punti che per Bologna significano parità e significano di fatto portare la gara alle riprese supplementari. Extra inning, Giulio Monello prima nella parte bassa del settimo prova a evitare che si vada all'extra inning con questo triplo. La palla supera il guanto dell'esterno centro del Bologna, Monello arriva salvo in terza base ma San Marino non riuscirà a portarlo a casa, si va allora alle riprese supplementari e nella parte bassa dell'ottava Vanina ancora sfida Russo che risponde presente con questa grande presa al volo, poi basi piene dopo il singolo di Celli che ruba la seconda base, base bolla Reginato, colpito Garbella e poi Alex Bassani colpisce anche Michael Caceres che segna il punto della vittoria per San Marino che vince 6-5 e sale sola in vetta alla classifica. I risultati della Serie 1 Baseball: finisce 2-1 per San Marino alla sfida al vertice con Bologna, con Unipolsai che in gara 3 ritrova il suo pubblico ed evita il cappotto grazie soprattutto all'ottima prova sul monte di Murillo Gouvea. Rinviate a causa della positività al coronavirus di un giocatore di Macerata, le sfide fra i marchigiani e Collecchio e fra Parma e Godo. In classifica sono appaiate in vetta San Marino e Bologna con la squadra del Titano avanti in virtù degli scontri diretti favorevoli, rimangono ferme tutte le altre, Parma a quota 50%, Godo a 3 vittorie e 9 sconfitte, Macerata e Collecchio entrambe a 2 vinte e 10 perse. Il prossimo turno della Serie 1 Baseball non giocherà San Marino visto che la sfida con Macerata è stata rinviata per la quarantena della squadra marchigiana, giocherà invece Bologna impegnata contro Godo, Collecchio affronterà nel derby il Parma Clima. Sabato di grande softball sul diamante di Castelfranco Veneto, una vittoria per parti tra le Ria Vendors Caron e le Metalco Thunders di Castellana in gara 1. La battuta, il triplo decisivo di Sofia Fabian che nel quarto inning
arriva ad essere l'unico punto della partita, il suo triplo, e poi viene portata a casa dalla volata di sacrificio del catcher della formazione veneta Noemi Giacometti. Poi una grande prestazione in pedana di lancio con complete game shutout per Chiara Biasi tra le fila delle padrone di casa. In gara 2 prosegue il copione di gara 1 con tanti corridori lasciati in base. Qui Caronna l'occasione con le basi piene e un solo out. La battuta di Rossini però è un doppio gioco per la difesa delle Metalco Thunders, anche loro però con varie occasioni. Qui il doppio di Martina Sbrissa che poi non si concretizzerà in nessun punto. Per vedere la partita sbloccarsi occorrerà aspettare solamente il quinto inning, quando questo brutto scontro nella corsia tra seconda e terza base viene chiamata ostruzione e porta a casa il primo punto di Caronno. Tante le proteste, come quelle del manager Caballero Torres di Castellana, che verrà poi espulso. Lo squeeze, la valida decisiva di Fiorentini che porta a casa il punto del 2-0, e qua ancora una volta Fiorentini con un doppio, porta a casa altri due punti, è 4-0 Caronno che prende il largo in gara 2, ma Castelfranco non demorde, resta attaccata alla partita. Qui arriva la battuta di Mammarella con l'eliminazione sulla via 6-3, ma porta a casa il punto di Ginevra Gamba. Sarà però l'unico punto della partita per Castelfranco, con Caronno che con questa eliminazione al volo chiude e vince la seconda partita con il punteggio di 4-1. Una doppietta e un pareggio nelle gare del girone A del softball. Bollate è costretta a due rimonte per avere la meglio su Bussolengo nella rivincita della finale scudetto dello scorso anno, mentre Metalco Thunders e Caronno si dividono la posta al termine di due gare molto combattute. Riposa l'Inox Team. In classifica rimane di una partita il distacco fra Bollate e Saronno, impegnate nella lotta per la prima posizione. Caronno consolida il terzo posto in graduatoria, 5 vittorie e 5 sconfitte. Bussolengo 2 vinte e 8 perse. Metalco Thunders sul fondo con 2 vittorie e 10 sconfitte. Il girone del softball riparte dalla prima giornata d'andata. Si è già giocato il doppio confronto fra Thunders e Saronno con la vittoria 2-0 dell'Inox Team. Giocheranno invece fra due settimane Bollate e Caronno. Riposa Bussolengo. Nel girone B del softball, doppia vittoria al quinto inning per Manifesta per Forlì sulla Sestese, con shutout combinato di Cacciamani e Banchelli in gara 1. Pianoro vince nettamente gara 1 su Collecchio e poi si impone nella seconda partita, respingendo la rimonta delle avversarie. In classifica prosegue senza sosta la marcia immacolata della Poderi dal Nespoli Forlì, 10 vittorie e nessuna sconfitta. Seconda posizione consolidata per Pianoro, 7 vinte e 5 perse. Sestese terza con 4 vinte e 8 perse, una sola vittoria a fronte di 9 sconfitte per Collecchio. Anche nel girone B del softball si è già giocata una gara del prossimo turno, quella fra Pianoro Sestese con la doppietta di qualche settimana fa delle bolognesi, ancora da disputarsi invece il testa a coda fra Collecchio e Forlì. I prossimi appuntamenti su FIPS TV: venerdì sera saremo a Bologna per il match di baseball fra Bologna e Godo, sabato 22 agosto ancora baseball con la sfida fra San Marino e Parma, domenica 23 si torna a parlare di softball con il doppio confronto fra Saronno e Bollate.